territorio bresciano da scoprire, si può scoprire in diversi modi, i turisti spesso ci insegnano come scoprire il territorio, ovviamente la provincia di Brescia attraverso il Associato al Turismo, Silvia Razzi, assessore, ha voluto spingere un po' di più questa proposta realizzando una cartina delle piste ciclabili soprattutto. Ecco Silvia, il turismo è forse ancora l'unica proposta che resiste a queste crisi, dobbiamo sostenerlo. Direi di sì, secondo me per l'economia bresciana sarà un valore aggiunto visto la congiuntura economica che stiamo vivendo. E da qui nasce lo studio di tutto il 2011 su quello che doveva essere una nuova cartina delle piste ciclabili, ma anche di far capire qual è il territorio che abbiamo intorno alle piste ciclabili. Pertanto è stato studiato questa forma di libretto adatto a chi vive la bicicletta, ai tascabili, e con all'interno 10 schede che rappresentano tutto il territorio bresciano nelle diverse sfaccettature. E credo che il turista ami ancora il cartaceo, quindi a lato dell'innovazione bisogna mantenere anche una certa tradizionalità. E le nuove cartine saranno distribuite a tutti gli uffici IATE territoriali, 5 sul lago di Garda, che è la zona più, diciamo, più dedita e più portata a questo tipo di turista, e da lì è nata anche la voglia di partecipare, di far partecipare 40 strutture a un bando regionale che andremo a chiudere oggi in Regione Lombardia per la trasformazione degli hotel in bike hotel, questo per andare a intercettare tutti i turisti che arrivano soprattutto dal nord Europa e che vogliono vivere una vacanza sulla due ruote. Eventualmente per chi arriva sul lago o nelle nostre zone e non ha la bicicletta? Esistono appunto la fruibilità delle piste ciclabili anche a piedi, cioè possiamo vivere veramente le ciclabili come vogliamo, pertanto penso sia un valore aggiunto, un'offerta turistica in più, e ringrazio le strutture che con me hanno creduto in questo progetto e che spero dal 2013 diventino bike hotel come progetto pilota il Garda, come esempio su tutto il territorio bresciano.